scopriamo 5 erbe speciali da utilizzare in cucina. Questa è la santoreggia, che è un'erba insomma abbastanza comune, un'erba aromatica, anche se non poi tanto facile da trovare, soprattutto nell'uso diciamo casalingo, mentre è molto facile da coltivare, quindi la potremmo insomma coltivare su tutti i nostri balconi. E è ottima per aromatizzare i sughi e le carni, è un aroma veramente favoloso e guarda, senti quanto è profumata, ha mille sfaccettature. Buonissima. Non è assomiglia, insomma non assomiglia a nessun'altra erba aromatica, è veramente inconfondibile, e questa in particolare è santoreggia montana, quindi è una santoreggia perenne. Allora Francesca, questo invece è il nasturzio, questo è un fiore molto conosciuto che spesso lo troviamo come ornamentale perché è di facilissima coltivazione, bastano veramente 4 semini e un vaso e una bella esposizione al sole e avremo una bellissima fioritura per tutta la primavera e l'estate. In pochi sanno che il nasturzio può essere utilizzato anche in insalata, infatti le foglie, soprattutto quelle tenere, possono essere utilizzate in misticanza o per decorare i piatti e hanno un sapore molto particolare, e poi anche i fiori, che sono veramente molto belli, possono essere utilizzati anche qui in insalata o per decorazione, anche se questi sono molto piccanti, quindi hanno un sapore insomma più deciso che va ponderato, però appunto una piantina veramente di facile coltivazione, basta un vaso, vedete anche un piccolo vaso già ci offre un piccolo fiorellino e qualche fogliolina, quindi insomma le vasche dei balconi saranno perfette per coltivare dell'ottimo nasturzio. Invece qui Francesca ti presento una delle rarità dell'orto di Glapi, che è la cetosella brasiliana. Questa è una cetosella, quindi un'erba dal sapore acido molto astringente, insomma anche abbastanza fresco, che è ideale sia per decorare i piatti, perché vedete che bellissime foglie anche come sfumature, e permette anche di dare tocchi di acidità ai nostri piatti o alle nostre insalate, è molto bella. È una pianta abbastanza rara e anche di non semplice coltivazione, infatti noi la coltiviamo spesso in vasche con terricci particolari che ci permettono appunto di avere insomma un buon raccolto. Di questa pianta si mangiano anche i tuberi, che sono l'elemento con cui le riproduciamo, ma sono anche commestibili. Hanno un sapore diverso dalle foglie, chiaramente molto più morbido, ed era insomma uno delle fonti di cibo principali per le popolazioni andine di alta quota, perché comunque è una pianta, ripeto, di provenienza andina, che veniva coltivata soprattutto per i tuberi, mentre noi principalmente ne utilizziamo le foglie per l'aspetto insomma, decorativo e per il sapore pungente che le caratterizza. Qui Francesca ti presento il nostro basilico rosso, che è una varietà di basilico diversa appunto per il colore, con un aroma più intenso, anche se non troppo diverso dal normale basilico. È una pianta che si coltiva molto semplicemente e va benissimo coltivare insieme ai pomodori. Ti consiglio di metterla nel bosco vicino ai pomodori, magari sotto, così un po' d'ombra dei pomodori li aiuterà a fare delle foglie più larghe e tendenzialmente più bollose, come il basilico, insomma, come piace a noi. E è anche una pianta che si trova insomma facilmente in commercio adesso, sia nei vivai specializzati, ma troviamo facilmente dei semi che possiamo riprodurre ancora meglio, e da noi possiamo fare tante belle piantine. È facile anche riprodursi i propri semi e quindi la coltivazione è veramente veramente molto facile, ed è ottimo per fare o dei pesti particolari, perché possiamo fare un pesto viola con la stessa base del genovese, ma insomma per poter sorprendere magari i nostri invitati a cena, oppure con dei sughi di pomodoro giallo, perché andiamo a creare un contrasto sul piatto a livello cromatico che è veramente molto piacevole e si sposa tanto bene insomma con quel tipo di pomodori. Anche le foglie di un pergolato possono finire nel piatto. Invece qui Francesca ti presento una pianta che conosciamo tutti quanti, che è l'uva fragola. Questa è una piccola talea che ho fatto io, che però non ci aspetteremmo come erba da mangiare, perché in genere siamo portati a pensare al frutto, no? Mangiamo questi bei grappoloni profumati, aromatici. Mentre soltanto in pochi sanno che soprattutto in passato le vecchie pergole di uva fragola, soprattutto dei grandi casali veneti o comunque della pianura padana, tutti i giovani germogli di uva fragola venivano utilizzati o in insalata insieme ai misti di insalate di vigna, oppure battuti a mortaio insieme a delle noci fresche o diciamo quello che offriva la terra, per creare dei pesti di uva fragola con cui veniva condita la pasta,
che sono veramente, veramente molto particolari, perché comunque hanno un sentore fruttato che ricorda un po' l'uva, chiaramente essendo però un'erba, quindi delle foglie che vengono messe a mortaio, e creiamo questa crema, questo pesto molto particolare. Oppure le possiamo utilizzare quando sono un pochino più grandi anche per degli involtini. Questi chiaramente qualche esempio ce l'abbiamo dalla cultura romena, della cultura tutto della carne con le foglie di vite. Però ecco, diciamo, l'uva fragola ci dà tante possibilità anche con le sue foglie in cucina. Queste sono le proposte di Lorenzo, fatemi sapere voi come cucinate queste erbe, quali sono le altre che preferite in cucina, non dimenticatevi di iscrivervi al canale.